No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Sperandeo, attore di successo conosciuto dal grande pubblico, oggi è con noi per cominciare una nuova avventura con il film Forse un giorno ti dirò di sì. Lei parla con me? Certo. E lei mi dice di sì, lei è sposata, signora. Mai dire mai. No. Qualcosa, il film. Sì, ci sarà un film che si girerà con la regia di Duella Lena. È una commedia, a me piace fare le commedie perché mi fanno fare sempre parte da duro. Anche qua farò un il personaggio un po' duro però anche comico, quindi mi sta bene. Vado cercando le commedie, d'altra parte questa faccia Padre Pio non me lo faranno fare mai, quindi va bene così. L'importante è lavorare e lasciare odore. Questa non sarà però la prima commedia alla quale lei partecipa? No, ne ho fatte altre. Con Ivanzino ho lavorato, con Marco Risi ho fatto Nel Continente, ho fatto anche Il Prete 3 volte. Diciamo la mia carriera è il duro, ho il poliziotto malacano, il mafioso, però l'importante è lavorare, quindi l'importante è non essere cattivo nella vita. Quindi. Le piace più fare il mafioso o il prete? O il poliziotto. Mi piace lavorare, non mi faccio queste domande, mi piace lavorare. Poi se mi fanno fare qualsiasi cosa io la faccio, l'importante è farla bene. E oggi manca la qualità, io ce l'ho. Tony, cosa diresti ai ragazzi che oggi sono qui per partecipare a questo casting? Di non sognare, di cogliere l'occasione che gli si propone e poi aiutali che Dio ti aiuta. L'importante è lavorare con dignità e poi non fare le belle statuine. Hai questa possibilità, hai la telecamera, sfruttala e datti da fare, nel senso che fai capire che ti interessa, che c'è forza di volontà. Se aspetti l'imbeccata oppure fai no, sono venuto qua per caso, sono venuto qua a tanti passaggi perché mi ha detto amico mio, che ci viene a fare? Invece ti proponi e cerchi di cogliere l'occasione. La prima cosa che dovete imparare è quella di avere forza e sicurezza, dopo piano piano verrà tutto il resto. Coraggio e determinazione anche nel cinema, quindi. Tony, quando tornerai in Campania? Ma io vorrei stare sempre in Campania, anche perché essendo siciliano è il regno delle due Sicilie, poi a Napoli ho fatto 7 anni della mia vita, quindi infatti sono contento di poter fare il suo film qui in Campania. Sono di Palermo, vivo a Roma, però stavo a Napoli e sono un cittadino del mondo, dove c'è il lavoro vado. Ci sarà il 13 luglio a Pertosa? Ma penso di sì, spero di sì, devo vedere gli impegni, però spero di sì. A stolen branch of soul, is that what demons do? They rule the worlds to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Esatto. Prendo la parola, io sono qua un ospite per il film, mi ha invitato Francesco Gagliardi, Pasquale. E, innanzitutto sono contento anche perché essendo dal sud, mi piace il sud, io sono un artista, a noi non mi piace, mi piace il sud. Però sapete benissimo, ho fatto tante cose a Napoli, la squadra, dove facevo il buono, e Di Marti, intendevo che era subito un artista, invece non era sud. Ciro, frate, e che ci fai qua? E che ci fai? C'è i casingo, frate, non bide qua. Beh, ma sta gente, sta budello, ma sta gente, sta gamo, sta gomorra, allora. No, senza gomorra, qua ci divertiamo, qua solo roba comica, cosa, frate, sta un po' mannanza qua. Ciro, parliamo un poco invece di quello che è il tuo lavoro, di come hai iniziato, perché la gente è curiosa, vuole sapere, vuole conoscere. Come case fanno casting, giusto? E in un modo o in un altro la gente verrà anche presa in considerazione. Tu, la prima volta, come sei stato preso in considerazione? Come è successo? Allora, io mi reputo uno fortunato, sinceramente, perché io sono stato preso, facevo il fruttivento al banco di frutto, bella e buona, passa una ragazza, ti posso fare una foto, dammi il tuo numero, prendo il numero, e così è iniziato tutto. Però, non è che siamo tutti fortunati. Ma chi era sta ragazza? Una ragazza che poi si cazza l'ha vista giù. E che ti ha fatto pure? No, però io cioè la voglio bene anche a distanza, anche se non la vedo, la porto nel mio cuore, perché comunque oggi, grazie a Gomorra, oggi sono qui, oggi ho fatto tante cose e ma oggi sono cose? Io. Ma cose? Chi è una mappina? Una proprio. Ma conosce? Non conosce. C'è che hanno Pietro delle Piarro. Allora la facciamo a tre sta cosa. Un rubace. No, ma mancavi una cosa con abbiamo però girato una cosa molto bella insieme. Quale? Fatto un filmone insieme, ragazzi. Quale? Il caso Turtora. Sì. Regia di Ricky Tognazzi. La storia di Enzo Turtora. Io prendo il posto di Tony Sperandeo, che muore. Sì. Lui muore perché siamo compagni di cella, siamo detenuti. Siamo io, lui, Ricky Tognazzi, e Venditti e Sperandeo. Poi Sperandeo muore e lui prende il posto di Sperandeo nella nostra cella. È un onore o un piacere? È un onore, ci mancherebbe altro. Un onore per me, non per il prossimo appuntamento qual è? Prossimo appuntamento questo film. Forse un giorno ti dirò di sì. Infatti, allora l'appuntamento dov'è? Ah, Pertosa, ragazzi, Pertosa. 13 luglio. 13 luglio nelle grotte di Pertosa. Rinde proprio. No, scherzo. Ragazzi, si fanno dei casting event per questo film. Se anche voi volete crederci, pensate che siete attori nati, avete qualcosa da dimostrare, venite in tanti che noi vi aspettiamo. E bucate lì. Quando venite? Lì dovete bucare lì. Cazzo. Adesso fate i bravi? Noi mai, no. Perché no. I bravi. Sono film quei bravi ragazzi. Siamo uno bravi. 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 Grazie. Ciao. Sei pronto per il casting? Sì. Sei il prossimo? Sì, spero di sì. Che cosa ti aspetti? Di prendere parte a questo casting. Ma tu come l'hai saputo? Mi hanno detto tramite Pasquale Alaia che c'era questo casting e quindi volevo fare questa sorta di selezione per poter entrare a farne parte. Ti piace il cinema? Abbastanza, sì, però non ho avuto mai una vera e propria esperienza, vorrei fosse la prima volta. Hai visto anche la partecipazione di alcuni attori, noi poi li vediamo solo in televisione, che effetto ti fa stare vicino a loro?
Comunque non è un effetto, perché ad esempio Civa l'ho seguito anche molto fiction, e quindi da vicino mi è sembrato molto diverso, molto interessante. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Sandra Pavone, vengo da Vella, 17 anni. Hai appena fatto il provino, come è andato? Abbastanza bene. Ti vedo un po' tesa, come mai? Ti aspettavi qualcosa di più? Vabbè, uno si trova, poi come va. Come hai saputo di questo casting? Ah? Come hai saputo di questo casting? Tramite mio cugino che ha facendo le foto. Quindi c'è stato questo contatto, tu hai partecipato. Si prova perché nel campo della moda, cioè sono nel campo della moda, quindi vabbè, ma si trova anche nel campo dello spettacolo. Anche tu hai fatto il casting? Sì, anche l'ho fatto. Come è andato? Male. È molto male. Visto? Chi è? Lo conosci? No, ma chi lo stava? Chi lo stava? Siamo conosciuti. Sì, non lo conosco sinceramente. Allora ce la presenti? Non neanche conosco. No, l'ho conosciuto stasera, lei farà parte, forse farà parte del film al 90%. Ambra. Si chiama Ambra. Non ti vede? Sì, adesso sì. Non ti vede, si vede chiama Ambra. Lui è il trattore. E lui chi è? Tu chi sei? Non mi ricordo, veramente. Hai bevuto o sei caduto? Dov'è? No, sarà il caldo. Il caldo? Però io sono passato e ho visto... Ma voi siete quello che fate la pubblicità dei cornetti? No. Siete voi? Il mulino bianco, là. Bello, eh? Ambra, non hai fatto il provino? No, non ho voluto fare. E perché? Che ci fai qua? Cosa hai fatto qui? Ho fatto un po' di presenza, dai. Ma tu potresti fare il provino, sei bellissima. Ma l'ho già fatto. Ma l'hai fatto? Ti hanno presa? No. E perché? No, non piaccio. No. No. Allora bisognerà corrompere qualcuno, dai, ci pensiamo noi allora. Fatti un giro e poi ci pensiamo noi. Ok. Ci hanno detto che sei il proprietario. Sì, sono io il proprietario. Ti presenti? Sono Angelo Schettino. Angelo Schettino, non ha niente a che vedere con colui che affondò la nave, diciamo, quello Schettino che tutti quanti ricordano i megaloni. Non c'è niente? È Schettino lì, è Schettino. Io voglio dire una cosa, ti ha preso venuto qua, la prima cosa, ma ci sei stato e ci mangiato. Ti giuro su mia mamma, è la cosa più cara che te. Si mangia a bomba proprio, frate, ve lo assicuro. E tu cosa hai mangiato? Io mi sono mangiato, allora ho fatto fare due bruschette, poi ho fatto un fritto misto con lui da sé, buonissimo, e poi ho fatto un panino di casa, che lo chef stasera l'ha inventato, mangiate, create, venite qui e mangiate e poi mi facete sapere. Ok. Non sto recitando, eh? No. Non sto facendo, è la verità. Perfetto, e ci crediamo, è vero? Sì, è vero. Se lo dice lui. Allora, raccontaci un poco di questo locale che oggi è protagonista proprio perché ospita una delle attività più importanti, questo casting che vedrà sicuramente alcuni di loro partecipare ad un film importante, una produzione importante. Come ti senti in questo momento? No, sono abbastanza sereno adesso. All'inizio forse ero un po' più agitato, perché è una cosa nuova, una bella esperienza, però adesso mi sono tranquillizzato. Ti vediamo con un look molto particolare, ricercato, curato, potresti partecipare anche tu. Mi piacerebbe, però non credo che sono adatto per fare l'attore. Perché non lasci giudicare a loro, vieni a fare il provino. Vogliamo fare un provino? Noi te lo facciamo, ok? Vabbè. Ti aspettiamo, grazie. Vabbè. Intanto, e il tuo locale come si chiama? Vicolo Paria. E dove ci troviamo? A Serignano Avellino. Mando un saluto a tutti i telespettatori di Cosmos TV che operano in Valle Tigliano nella provincia di Salerno. Vi saluto tutti con affetto. Bene. Ma tu chi sei? Io sono la sorella. La sorella. Ti vediamo con la macchina fotografica in giro, devi immortalare questo. Come ti chiami? Elena. Fai il casting? No. Perché? Non cosa ti manca? Non sei bellissima, perché non puoi partecipare? C'ho vergogna. Vabbè, ma quella passa. Vedi, c'è qualcuno che fa la tita. La mamma! Abbiamo anche la sera, come si chiama? Pina. E ha fatto le scuole medie superiori e si è laureata, giusto? Certo. E lei è? Si è laureata, quindi è una dottoressa, è laureata in medicina. Ok, sua figlia però potrebbe partecipare. Lei è laureata in lettere e non allora sa parlare. Questo è
e si sa presentare. Tutto sciolta. Già sai che sta uscendo con questa macchina fotografica. Già è un'esperienza grande per me. Traumatica. Che invece ti chiami adesso? Elena. Elena, allora Elena, non c'è modo di farti partecipare a questo casting, però il fatto di ospitarlo qui nel tuo locale, tu in base è già. Grande occasione se partecipavo, però do il spazio agli altri, chi è portato, chi ama. Signora è laureata ovviamente. Bella. Isabella, perché sta qui? Per caso. Non per il casting. No. E non partecipi. No. Perché? Non sono brava. Non sei brava, però ti presenti benissimo, potresti partecipare, potresti essere la prossima protagonista del film. No. E perché no? Non succede. Non succede? No, non succede. Guarda, mi dispiace però questa cosa, lo sai, quasi sudo io per questa. Non dormirai. Aia, ne avrei bisogno, va bene. Allora non parte, come ti chiami? Isabella. E vieni da? Lecce. Da Lecce? Certo. Ma di passaggio o volutamente? Volutamente. È un po' lontano Lecce, vuol dire. Non ci spaventa. Ti piace Gallipoli? Io abito vicino a Gallipoli. Io invece conosco bene Gallipoli, perciò. Ho le gallipoline. No, è un po'. Taglia la censura! Allora, un saluto a tutti i telespettatori di Cosmos TV. Un saluto a tutti i telespettatori di Cosmos TV. L'hai detto come l'ho detto io, ci devi mettere qualcosa in tuo. Il dialetto recente. Ah, bellissimo, dai. No, non lo so tradurre. Ma gli altri ci provano, dai. No, non lo so tradurre. Una parola in gallipolino? In gallipolino no, in leccese te lo posso dire. Ci sta facile. C'è sta facile, mi ha anche corretto. Allora è proprio di leccese. Salentina Doc. Grazie. Tu chi sei? Raffaele Napolitano. Dici la verità. No, non sono Raffaele Napolitano. Hai ragione, lo confermiamo. E chi sei? Sono Innominata. Innominata? E che ci fai qua? Non si può dire, è un segreto. Chi ha chiamato? È un segreto. Ma tu prima hai puntato il dito verso qualcuno che ti guardava storto, perché? Che cosa aveva fatto? Ma non te lo posso dire. Ancora questa storia. Ma diccelo, ma siamo curiosi. No. Ma la televisione è per questo, è curiosità. La gente è troppo curiosa. Che ha mangiato oggi? Un'altra cosa. A dieta. Ma dai, dici solo il tuo nome, l'iniziale del tuo nome. Vi saluta e vi abbraccia. Perché inquadri loro? Scusa, ci sei io. Oddio. Ma chi lo dice? Io lo dico. Allora, svegliamo il segreto. Siete arrivati al casting dicendo che fate tutto insieme. Non vogliamo essere né cattivi né capricciosi, però onestamente avete avuto anche dei dubbi su quello che poteva essere il vostro divertimento. Adesso, davanti alla telecamera, lo diciamo come vi divertite la sera? No, non lo vogliamo fare. Perché? Dai, fate su schifo. Allora, lei è una festa di 18 anni di nostro amico. Dovevamo fare un video, abbiamo fatto una cosa divertente. Cioè? Anzi, la inizia tu. Adesso ve lo facciamo vedere. Allora, io... In anteprima, te lo presento. Ciao, si gira. Io sono Maria Cristina da Depressa e mi taglio le vene. E io sono Angela. E ti spaccato questo status. Perché ci prendiamo in giro così. Abbiamo detto invece che io sono Depressa. Invece io faccio la lente che voi guardate Made in Sud. La quella lì che ha i capelli fuori. Ma siete carini, verrete scelti nel prossimo casting? Speriamo. Oh, anche la risposta insieme, eh. Fate un saluto a tutti i telespettatori di Cosmos TV. Ciao. E tu chi sei invece? Raffaele. E perché Raffaele? Raffaele. Chi l'ha deciso sto Raffaele? Te l'hanno chiesto Raffaele? No. Però ti piace? Sì. Ah sì? Sì. E allora sei venuto qui per che cosa? Fare il casting. E poi? E che ti hanno detto? La lettera a casa. Ti mandano la lettera a casa? E fra quanto? Boh. Ma tu ci speri in questo? Sì. Ti piace il cinema? Sì. Il tuo film preferito? Pensaci bene. Gomorra. Ma dove hai visto chi c'era qua? Ciro Risendì. Hai visto? Che effetto ti ha fatto stare vicino a lui? Ti sei fatto una foto con lui? Sì. Ah, non poteva mancare. Ma hanno fatto pure la nuova serie di Gomorra. Noi andiamo a mangiare, tu che fai? Io sto qua. Hai fame? No, già ho mangiato. Bravo, ok, buona digestione, eh?
con Giovanna Serena. Siamo qui a parlare di questo evento, di questo casting che si è consumato in provincia di Avellino, Baiano per la precisione. Allora, per raccontarci un pochino tutto quello e come viene strutturata anche questa giornata, che non vede solo una tappa qui nell'Avellinese, ma vedrà tra qualche giorno anche una tappa fondamentale nel Valle di Viano. Infatti, appunto, un modo per valorizzare il territorio campano questo, e per far, diciamo, uscire fuori quello che è il talento naturale che è dentro ognuno di noi. Appunto, attraverso questi casting, chiunque, non abbiamo una fascia di età, né genere, statura, chiunque può partecipare attraverso questo casting ed esprimere il proprio valore, quel qualcosa che abbiamo dentro di noi e che non riusciamo mai ad esprimere, ma che grazie al casting event appunto sarà un modo per poter espandere il proprio credo, insomma. Che cosa è successo in questa prima tappa, chiamiamola così, e che cosa ne è venuto fuori? Sono sicuramente risultati dei personaggi interessanti, abbiamo quindi già catturato qualche volto particolare, qualche battuta particolare che sicuramente farà parte del nostro casting. Allora, dopo di questa giornata ovviamente la macchina organizzativa si trasferirà nel Valle di Viano. Certo, il prossimo appunto vi aspettiamo tutti calorosi per poter appunto esprimere il proprio essere, dare voce al proprio respiro, essere quel qualcosa che comunque scatena il voler esprimersi, e questo è l'importante, non avere timidezza, non avere comunque del riservo, ma sfogarvi, comunque avere quella marcia in più. Hai giusto un po' di tempo per parlare di te, per descrivere le tue attitudini anche a questo casting, a questa organizzazione. Parlaci di Giovanna. Allora, appunto, io farò un ruolo all'interno del film, farò il ruolo di Cinzia, e quindi invito chiunque, qualsiasi persona che abbia comunque quel qualcosa che sente dentro di voler esprimersi, di buttarsi, di non aver timidezza, ma di provarci, perché nella vita non si può mai dire mai, bisogna sempre crederci ed avere il proprio obiettivo. Quindi provateci come ho fatto io, applicatevi, studiate, ma soprattutto non abbiate timidezza, provate, venite casting event, perché è un bel modo per potersi esprimere e per poter dire: ma quella volta ci ho provato e ci sono riuscita. Antonio Coronato, responsabile casting della FG, cosa si aspetta stasera? Beh, questo è l'inizio di una nuova avventura con la FG Pictures, con la quale è iniziata una collaborazione già qualche anno fa, e naturalmente questo produttore Francesco Gagliardi è figlio del nostro territorio, quindi chi meglio di lui. E l'idea qual è? Quello che lui ha avuto praticamente dalla Film Commission della Regione Campania, la realizzazione di diversi film, l'idea sulla falsa riga di Benvenuti al Sud, quello di promozionare, di veicolare il nostro territorio, che è un territorio bellissimo e ancora poco conosciuto, attraverso praticamente la cinematografia, quindi attraverso i film, e quindi conoscere e andare a conoscere questi posti bellissimi attraverso appunto il film. Quindi valorizzazione dei territori, ma anche delle tante risorse, dei tanti giovani che abbiamo qui anche questa sera. Certo, non solo la valorizzazione del territorio, ma la valorizzazione anche praticamente della risorsa umana, quindi l'avvicinamento a questo mondo particolare, affascinante e suggestivo che è quello del cinema, anche alla gioventù praticamente di questi territori a volte dimenticati, e questa è una cosa bellissima davvero. Da Campania un giacimento culturale va anche di talenti, quale sarà il prossimo appuntamento? Beh, un grande appuntamento è quello che avverrà il 13 luglio alle Grotte di Pertosa, un casting event eccezionale con la presenza di Lello Arena e altri attori, oltretutto faremo anche una grande conferenza stampa, e oltretutto c'è la possibilità anche di visitare queste grotte bellissime, uniche grotte in Italia da poter attraversare con un fiume sotterraneo, a navigare un fiume sotterraneo, e quindi c'è la possibilità che chi partecipa al casting avrà anche la possibilità di entrare alle grotte gratuitamente. Quindi vi aspettiamo tutti il 13 luglio alle Grotte di Pertosa per un grande evento cinematografico.
Salve a tutti, io sono Stefania Capobianco, appunto la coordinatrice di produzione. E io ci tengo a specificare che Forse un giorno ti dirò di sì è una commedia che è ambientata qui nel territorio campano, perché vogliamo valorizzare quello che è appunto il territorio della Campania. Abbiamo avuto un appoggio anche dalla Film Commission della Regione Campania attraverso quella che è la formula del cineturismo. Andremo a valorizzare non solo le strutture architettoniche, i bellissimi paesaggi della Campania, ma andremo anche a dare opportunità e rilievo a quelle che sono poi le maestranze del luogo. E all'interno del nostro film noi daremo appunto rilievo alle aziende del territorio e ci avvaliamo di quello che è un genere che ha ancora la forza di fare comunque record incassi al botteghino, quale quello della commedia. Noi appunto, forti di successi quali Benvenuti al Sud, quali Basilicata Coast to Coast, che sono appunto completamente basati su quella che è la formula del cineturismo, e quali appunto commedie come il record incassi di Checco Zalone con Soldi a Catinelle, puntiamo ad un successo sul territorio nazionale che dia appunto rilievo non solo alla Campania, ma che dia anche poi diciamo speranza e rilievo alle maestranze del luogo. Quindi questo casting event è stato la prima tappa di un lungo percorso che continueremo a percorrere appunto nel territorio campano. Tu sei una protagonista anche all'interno di quello che dovrà essere Forse un giorno ti dirò di sì, per cui sei un'attrice. Possiamo anche parlare di questo tuo ruolo in particolare? No, in realtà l'intervistatore è simpatico, però non sono un'attrice, non ho di queste aspirazioni. In realtà la mia aspirazione è fare bene questo lavoro, perché stiamo dando comunque una grande impronta al cinema in questo territorio, un'esperienza nuova che sicuramente lascerà il segno, e non è l'unica esperienza che appunto andremo ad intraprendere qui sul territorio, perché il produttore cinematografico Francesco Cagliardi ha già in cantiere altri due film che andranno a valorizzare il territorio campano. Produttore e regista cinematografico, parliamo di Francesco Gagliardi, un cittadino di Tortosa che ha deciso di portare anche una fetta della sua esperienza e noi nella nostra terra, e noi vogliamo saperne ancora di più, perché da lui possiamo assolutamente, perché si è confrontato anche con dei nomi illustri. Quando Tornatore addirittura veniva premiato, tu eri a fianco a lui, nessuno lo sa, ma hai grande soddisfazione da portarci attraverso questo microfono a tutti coloro che ci seguono. Sì, si parla di novembre del 2009, quando con il mio primo film, Prigioniero di un segreto, cast artistico Franco Nero, Tony Sperandeo, Ciro Petroni di Gomorra, Giulia Tragorietti, Antonio Cupo e molti altri, Angelo Infanti. In quell'occasione, alla 63esima edizione del Festival di Salerno, sono stato premiato come miglior produttore esordiente nel 2009, appunto quando Tornatore con Bahia ha vinto miglior regia. Poi ho distribuito con la mia società un altro film moldavo, Arrivederci, per la regia di Valerio Cereghi, regista moldavo. Oggi siamo alla volta di una commedia brillante, il mio prossimo prodotto da me con la mia società FG Pictures, e verrà distribuito da Entertainment S.P.A., dove il direttore commerciale è Antonio Carloni, ex direttore di Cinecittà Luce, BIM, Film Mauro. Questo è per noi un passo importante, perché dalla produzione passiamo direttamente alla distribuzione cinematografica. Questo film, per la regia di Lella Arena, vede un cast artistico d'eccezione, quale Bucci Rosso, Tony Sperandeo di nuovo, Francesca Reggiani, Ciro Petroni di Gomorra e molti altri, Vittorio Puccini. Stiamo in trattativa con Francesca Reggiani. Sceneggiatura scritta dal baianese Scotto e revisionata da Lorenzo De Luca, colui che ha scritto Natale sul Nino, Natale in India, Merry Christmas, che all'epoca ha fatto incassare oltre 150 milioni di euro a De Laurentiis. Quindi ci sono tutti i presupposti per una commedia da botteghino. Ci auguriamo il meglio, ci auguriamo un qualcosa di buono anche da Lella Arena, che ha lavorato con i grandi, quindi con Troisi e De Caro. E quindi sicuramente gli anni di esperienza di questo regista, che farà per noi un'opera seconda, farà sicuramente una commedia brillante di successo. Casting event qui a Baiano, ma c'è anche un'altra tappa fondamentale. Sì, oggi siamo qui a Vicolo Pairà a Baiano, ma faremo molte altre tappe. Intanto vi invito alla tappa importante, quella delle Grotte di Pertosa, il 13 luglio, dove
ci sarà un evento di sicuro successo, dove la coordinatrice Stefania Capobianco, il responsabile casting event Antonio Coronato, e interverrà anche Lello Arena, il regista del film. Voi come TV e io come produttore sicuramente faremo un grande evento di sicuro successo.